buonasera a tutti, io mi chiamo Mauro Fantini, sono di Mantova e sono un autore, meglio ci proviamo, più vicino, così si sente? Grazie di essere qua, stasera sono qua per presentare il mio nuovo romanzo, Gabriel e la figlia dell'imperatore d'Oriente, un romanzo fantasy classico, il secondo di una trilogia. Il primo è uscito nel 2009, adesso con Linee Infinite abbiamo visto la luce questo romanzo. Adesso vi spiego un po' di cosa parla questo. Sì. Allora, qui siamo su un fantasy classico, il protagonista è appunto Gabriel, che è questo, un principe dagli occhi viola, portatore di una profezia. Diciamo che lui è ha un regno da proteggere che si chiama Abies Alba. Questo bambino, perché nel primo romanzo, tornando un po' indietro con, diciamo, con la storia per chi non la conosce, appunto essendo nato con questi occhi viola, ovviamente è stato, diciamo, perseguitato da uno stregone che si chiama Sephiroth, del quale non solo gli ha portato via tutto il regno, ma gli ha ucciso anche mamma e papà, nonché regnanti di Abies Alba. Quindi lui dovrà recuperare queste famose quattro pietre del potere, dovrà ricostruire il suo regno e dovrà sconfiggere questo stregone nero, appunto Sephiroth. Non sarà da solo, perché insieme a lui ci saranno altri personaggi, sia uomini che elfi, che lo aiuteranno in tutta questa avventura, perché il romanzo non solo è fantasy, ma è anche un romanzo molto, diciamo, d'azione ed avventura. Nel secondo, qui specifico, Gabriel è cresciuto, ovviamente, ha come, diciamo, nuovo protagonista della storia che entrerà a far parte di questo romanzo questo personaggio qua della copertina che si chiama Xiao Mei, e sarà il fulcro di tutto questo romanzo, perché lui appunto dovrà cercarla, insieme a lei dovrà ritrovare questa famosa pietra, unirla alle altre e insieme dovranno ritornare a riconquistare il suo regno che gli è stato sottratto, quindi questa Abies Alba. Il romanzo è, diciamo, io lo dico da autore, è leggibile da tutti, sia dai bambini che dagli adulti, soprattutto qui siamo, diciamo, rispetto al primo ha maturato molto sia il personaggio che quindi il modo anche di scrivere mio, visto che comunque il personaggio stesso è cresciuto a circa 30 anni e quindi anche il modo che ha di porsi nei confronti appunto di tutta la sua storia è più per un pubblico, diciamo, vario, quindi anche adulto. Siamo ovviamente nel fantasy classico, alla Signora degli Anelli, quindi siamo proprio nel Medioevo, quindi c'è tutta questa ambientazione di spade, di battaglie all'arma bianca, di magia e soprattutto di avventura e nonché amore, perché appunto questi personaggi qua poi durante, diciamo, il loro percorso si innamoreranno anche. E quindi, insomma, questa è un po' la storia, magari potrei leggere dopo uno stacchetto musicale un pezzettino. Gabriel comincia il suo addestramento per poter andare poi a sconfiggere questo stregone. Cioè lui è già cresciuto, sa già combattere, però non abbastanza per poter sconfiggere un nemico che è molto più potente di lui. Quindi lui riesce ad arrivare in Oriente, riesce a trovare questa Xiao Mei e da qui comincia tutta una parte di addestramento particolare. Quindi vi leggo, diciamo, questo pezzettino qua. Capitolo 21, se qualcuno ha il libro in mano può seguire, il guerriero leggenda. Gabriel si posizionò in piedi,
con le gambe leggermente divaricate e le mani che scendevano lungo i fianchi. Chiuse gli occhi e iniziò ad usare i suoi sensi. Udito e percezione. Celò di nuovo il suo volto con il cappuccio. Rimase fermo immobile per diversi minuti, ascoltando solo il rumore del vento che portava alle sue orecchie i suoni di ciò che lo circondava. Uno dei pochi rumori che sovrastava gli altri furono le bandiere sventolanti al volare del vento. Un profumo di foresta penetrava nelle narici di Gabriel. I suoi sensi erano pronti. Avrebbe affrontato qualsiasi sfida pur di riportare la pace nel suo regno. La morte era una di queste sfide. Con le mani controllò le sue armi, i pugnali, la spada e tutto il suo corpo erano pronti. Si accovacciò e con uno scatto fulmineo iniziò a correre verso la foresta di bambù. Lì, infatti, aveva sentito diversi passi. Nella sua mente aveva già memorizzato tutto il campo d'addestramento e anche se non aveva ancora visto nessuno, sapeva che almeno 20 guerrieri lo stavano attendendo nascosti. Con la rapidità di un felino, arrivò in pochissimo tempo all'ingresso della foresta di bambù. Di colpo si fermò e di nuovo portò le sue mani lungo i fianchi e chiuse gli occhi in attesa di qualcosa. Un sibilo che troncò il silenzio si diresse verso di lui. Con uno scatto saltò verso la sua destra, evitando così due frecce che si conficcarono nel terreno proprio dove pochi attimi prima c'erano i suoi piedi. Si accovacciò e con lo sguardo si voltò dalla parte dove era sopraggiunta l'imboscata. I suoi occhi viola iniziarono a brillare e con un gesto rapidissimo scagliò due pugnali in una direzione dove all'apparenza non c'era nulla. I pugnali, proprio pochi istanti prima di arrivare al bersaglio, ruotarono su se stessi e colpirono i guerrieri con la parte del manico, stordendoli e facendoli cadere a terra. Nello stesso istante, altri quattro guerrieri vestiti con le loro strane armature sbucarono dalla foresta e iniziarono a colpire Gabriel con dei lunghi bastoni di bambù. Il re si difese prontamente, subendo però qualche colpo ben assestato che lo fece vacillare per qualche secondo. Quando i quattro guerrieri sembrarono avere il sopravvento, Gabriel con un salto si scagliò verso di loro, che nel frattempo lo avevano circondato. I soldati guardarono verso l'alto e, trafitti dalla luce del sole, chiusero gli occhi non prima però di vedere una sagoma nera che si avventava su di loro. Atterrato di nuovo in mezzo a loro, con la spada sguainata, spezzò tutti i loro bastoni e con l'elsa della spada gli colpì alla bocca dello stomaco, tramortendoli. Qui è tutta la parte dove appunto c'è questo addestramento, tra l'altro molto frustrante da parte sua, perché pur avendo tantissime abilità Gabriel non riesce a sconfiggere, cioè riesce a sconfiggere i soldati ma non gli stregoni buoni che lo devono poi addestrare, quindi lui comincia a scoraggiarsi, a pensare di non riuscire più a salvare il suo regno e soprattutto a vendicare i suoi genitori, ma anche tutta la popolazione dei vari paesi che fanno parte del suo regno, quindi tutte le persone che chiedono aiuto, le persone che sono state uccise, eccetera, eccetera. E qui poi ci sarà tutta la parte finale appunto con Xiao Mei nella difesa e poi tutto il seguito di questa avventura appunto che è, diciamo, il libro stesso. Faccio le autodomande, visto che spesso faccio il curatore. Vuoi fare il tu? Sì, posso. Sì. Cos'è che ti ha spinto a scrivere? Cioè, quando è che hai capito di avere questa passione dello scrivere? La passione dello scrivere c'è sempre stata fin dalle elementari, perché quando l'insegnante chiedeva di inventare una storia io facevo 20 pagine, così, 5 minuti, senza problemi. Poi il fatto di scrivere, perché io non scrivo solo fantasy ma scrivo anche thriller, che è l'altro mio genere, diciamo, a cui insomma mi piace.
In particolar modo l'idea di scrivere questa trilogia mi è venuta dal fatto che io ho due figli piccoli, tra l'altro uno si chiama anche Gabriel, il fatto di voler raccontare qualcosa di mio appunto ai miei figli. All'inizio era nata solo come storia, dopodiché si è sviluppata in una trilogia, quindi in tre romanzi. A me piace molto scrivere, portare su carta quello che magari non riesco a dire con i sentimenti, con le parole, quindi porto tutto quello che ho dentro, lo metto sulla carta, sia dall'amicizia, all'amore, al voler dire o lasciare un messaggio a qualcuno, perché molti dicono che scrivere non è vero, che bisogna lasciare dei messaggi, invece sostengo che scrivere è bello anche poter, è bello quello, poter lasciare un messaggio a chi poi ha letto il romanzo, quindi per me è importante, quindi io scrivo perché mi piace. Un'altra domanda, come ti senti dopo aver scritto un libro? Cioè quando proprio hai finito la storia, viene pubblicato, come ti senti? Beh, quando finisco la stesura del romanzo mi sento un po' un grande vuoto, nel senso arrivare alla fine e dire ah, l'ho finito, cioè invece nel momento che lo stai, diciamo, stai facendo la stesura, sia la prima che poi le correzioni, sai che sei lì, quando arrivi alla fine dici ah, l'ho finito, che peccato, adesso i miei personaggi che sono dentro la mia testa così li devo un po' abbandonare. Però dopo quando vedo il mio manoscritto, quando vedo questo risultato qua, è sicuramente una gioia immensa. Diciamo che ogni volta che lo vedo, questo è il quarto romanzo che io scrivo, però la lacrimina scende sempre, come se fosse sempre la prima volta. Io mi ricorderò sempre appunto il mio primo romanzo, la volta che mi è arrivato il pacco a casa e che l'ho aperto, però ogni volta che esce un mio romanzo, tutte le volte ho ancora quella, sai, la reazione del bambino che vede il giocattolo, no, per Santa Lucia e così, ecco, per me è uguale. Soprattutto quando vedo che la casa editrice, in questo caso Linee Infinite, lavora così bene, cioè il romanzo esce in maniera meravigliosa e quindi per me è uno stimolo in più, visto che comunque è faticoso scrivere, e però quando sai che dall'altra parte hai l'editore che è con te, è una grandissima soddisfazione. Poi quando lo vedi in libreria, in vetrina, la gente che lo compra ti manda i commenti, ti manda le mail, mi è piaciuto, anche quelli che mi dicono che non gli è piaciuto, perché anche le critiche fanno sempre bene, è un modo per crescere. Quindi, però è una bellissima sensazione, sicuramente. Grazie. Hai fatto tutte tu le domande, quelle vuoi, benissimo, sono le pelle. Posso farti una domanda? Sì. Visto che scrivi anche thriller, normalmente chi scrive thriller va a vedere un po' i fatti di cronaca, qualcosa che succede, ma quando scrivi fantasy, a parte i sentimenti, che cosa ti spinge e qual è quella cosa che ti ha spinto a scrivere questa saga, se si può? Io sono appassionatissimo del Signore degli Anelli, cioè l'ho letto 4 volte e da lì quando mi sono immaginato quei mondi, oppure magari quando vado qualche volta in montagna che vedo quei luoghi bellissimi, incontaminati, da lì mi si apre dentro la testa un mondo tutto mio, quindi vado a ricreare quello che possono essere appunto quei luoghi di un tempo, e il fatto di dire a parte i personaggi che possono essere, gli esseri umani che comunque sono veri, sono sentimenti veri, quindi più che altro è ricreare le ambientazioni, no? I luoghi che devono essere, comunque devono suscitare qualcosa, che devono far volare quella fantasia e te li devo far vedere nel momento che io li sto scrivendo. Cioè vorrei che tu come lettrice, come lettore, anche tu vedessi le stesse cose che vedo io in quel momento. Quindi da lì, diciamo che io ho tantissima fantasia, perché dentro di me sono ancora, nonostante ho 37 anni, e dentro mi sento ancora molto bambino, no? Quindi voglio scrivere in maniera semplice, però per dare spazio a tutti di poter vedere le stesse cose che vedo io. Quindi per me è importante quello, cioè spingere e scrivere un fantasy oggi non è appunto, come si dice, solo la fantasia di per sé che va per suo conto, ci deve essere comunque all'interno qualcosa di, che sia reale. Che può essere un luogo che ho visto, che ho visitato, una persona con cui ho parlato che mi dà determinati input e io lo posso far diventare uno stregone, quella persona di buono che magari aiuta il protagonista a fare determinate cose e così via. Cioè, poi il drago, per esempio, che nonostante non esista, ma i sentimenti di quel drago possono combaciare ai sentimenti di un mio amico, per dire.
però lo trasformo in drago. Quindi diventa tutto poi questo mondo qua. Non c'è la cronaca di per sé, però io che scrivo thriller, dentro i miei fantasy gli metto molte cose che sono non thriller, però che sono di suspense, quindi che devi andare a scoprire l'azione di per sé delle battaglie, può essere quella paragonata a un thriller dei giorni nostri. E quindi insomma diciamo che c'è un po' un mix all'interno. Ti faccio una domanda un po' pesante, però mi viene. Allora, tu hai iniziato a scrivere perché comunque avevi proprio così tanta passione, che dice a me piace scrivere, io voglio iniziare a scrivere, voglio pubblicare un libro perché mi piace, voglio pubblicarlo, punto, no? Ma hai pensato poi, il secondo pensiero è stato, o il primo, lo voglio pubblicare, speriamo che faccia successo perché voglio essere famoso, voglio soldi. Diventare con i soldi, voglio diventare come, non dico un Ken Follett o un Brown, okay? Però comunque voglio fare successo, voglio fare solo questo nella vita. L'hai mai pensato? È pensato di volerlo, cioè di voler farlo scrittore come lavoro tutti i giorni, cioè diciamo che sarebbe un obiettivo. Il fatto di dire ma sì, scriviamo per fare i soldi, no, sinceramente non l'ho mai pensato, perché per il momento, cioè io ho il mio lavoro, cioè che poi, ma la voglia di scrivere quella c'è sempre stata. Sì, prima di tutto per me, cioè nel senso la voglia di comunque di scrivere. Poi ovvio che quando scrivi pensi anche agli altri, cioè non scrivi solamente per far piacere a te stesso, ma perché pensi e cosa, cioè, voler raccontare questa storia ad altre persone che possono essere i tuoi amici. E quindi è nata un po' come sfida. Diciamo che il primo romanzo che ho scritto, Gabriel 1, diciamo, si chiama Gabriel e Pietra del Potere. La voglia di mettermi lì e dire adesso da questo racconto che io ho buttato su carta lo faccio diventare un romanzo e provo con la pubblicazione è nata per una sfida con una persona che non dico, non nomino, ma che diciamo mi ha detto ma tanto tu più di quello che fai oggi come lavoro così non sarai in grado di fare niente, e allora lì è nata la sfida, io ti faccio vedere che invece sono capace di fare anche altro. E da qui è nato poi l'idea di pubblicare, e oggi 2011 io sono al quarto romanzo, comunque edito. Dopo che lo comprino 100.000 persone o che lo comprino 40 persone non mi interessa, erano comunque 40 persone che prima non sapevano chi era Mauro Fantini e oggi lo sanno, persone che io non conosco. Quindi quella per me è una grossissima soddisfazione. Tutto quello che viene dopo, fortuna e gloria, eccetera, eccetera, se viene bene, se non viene fa lo stesso. L'importante, io lo dico sempre alle presentazioni, non solo le mie, ma anche quelle di altri autori, è non perdere la voglia di scrivere. Cioè in Italia siamo comunque in un paese dove leggono in pochi. Quindi se perdi la passione della scrittura e vuoi scrivere a tutti i costi per fare i soldi, secondo me è già sbagliato. Invece se non c'è la passione in quello che scrivi, la gente che lo legge lo percepisce. Perché quando ha finito il romanzo dice questo qui è scritto con passione. Quindi per me è ovvio che anch'io ce li ho i pensieri, anche a me piacerebbe con questo qui fare 100.000 euro, mi pago il mutuo della casa e io ho finito di tribulare, invece non è così. Però dire che non li ho quei pensieri ti direi una bugia. Allora solo sapere, grazie, bravo. Altre domande, se le faccio io. No, ma suona. No, avrei 3.000 domande, ma va bene, dai, va bene così. Thank you.
musica adatta, perché adesso me, cioè, se tu stai qua un'ora io ti scrivo un romanzo intanto che suoni. Ma leggi un altro pezzo di libro. Vuoi che leggo un altro pezzo di libro? Sì, tipo il capitolo, magari quello dopo no. Prima, inizio. Sì, esatto, proprio così, inizio è importante, no? Che uno entra nella storia, c'è una prefazione. Oppure la sinossi, diciamo, quella che... Anche. Di che cosa parla effettivamente tutta la trilogia di per sé? La sinossi, tra l'altro, è scritta da un altro autore dell'infinita, che è Alfonso Zarbo, che anche lui scrive fantasy. E un po' per capire, perché ovviamente chi prende il secondo libro, perché i miei libri iniziano, il primo finisce e il secondo inizia esattamente dove è finito il primo, e la stessa cosa vale per il terzo, che quando uscirà sarà la stessa cosa, cioè dove finisce il secondo poi inizia il terzo, non c'è uno spazio temporale di 20 anni, 50 anni, quindi per capire vi leggo, diciamo, la sinossi del libro primo, e così poi quando iniziate il secondo capite un po' esattamente dove andiamo a parare. E il primo si intitolava Gabriele Pietro del Potere. Nell'antico regno di Abies Alba, il valoroso re Marcus e la sua sposa Shaila governavano le terre e i popoli con saggezza e temperanza, mantenendo da lungo la pace incontrastata. Dopo tanti anni di attesa, la regina dà finalmente alla luce un maschio. Il suo nome è Gabriel, un bambino vivace e promettente che sopra ogni altra creatura mortale è stato prescelto per compiere il volere di un'antichissima profezia. Nato con gli occhi viola, ha ricevuto in dono la capacità di rilasciare uno smisurato potere, racchiuso per secoli, in 4 pietre magiche di diverso colore, a loro volta imprigionate in un unico blocco di roccia vulcanica. A guardia di ciascuna pietra vi è uno stregone, con poteri immensi, temprato dalla volontà di mantenere con i suoi fratelli una sorta di equilibrio naturale da non infrangere sino alla venuta del prescelto. Non crediate però sia così facile per loro resistere all'impulso di impadronirsi delle pietre. Saggi draghi li affiancano per offrire loro consiglio nei momenti cupi e per proteggerli con fuoco e zanne da qualsiasi pericolo volto a incombere sulle loro vite. Ma quando la minaccia più grande si rivela essere uno dei 4 maghi stessi, tutto si fa più difficile. Uno di loro, Sephiroth, vuole le pietre tutte per sé. L'unico modo è quello di annientare i suoi fratelli in una cruenta sfida e diventare così il discusso detentore del potere. Virdiser, il maggiore dei 4, si oppone, dando prova di tutto il suo coraggio. Con un potentissimo incantesimo, spezza la roccia vulcanica e disperde le pietre negli angoli più remoti del mondo, occultandole in oggetti comuni. A Sephiroth rimane una sola cosa. Drastica soluzione, rapire Gabriel. Reso cieco dalla rabbia, attacca il castello di Abies Alba, senza però riuscire nel suo malvagio intento. La furia dello stregone non ha nessun limite e si abbatte sul regno, causando gravi ripercussioni sulla dinastia regnante. Seppure Virdiser e il drago Telpirgen riescono difatti a trarre in salvo il bambino dalle grinfie di Sephiroth, il sovrano e la sua sposa non sopravvivono al feroce assedio, lasciando Abies Alba in balia del caos. Scosso per la morte dei suoi genitori, ma deciso a non darsi per vinto, Gabriel decide di impegnarsi a fondo sotto la guida di Virdiser per essere pronto a sfidare Sephiroth. Insieme a Calcifer, comandante reale, fedele prima a suo padre e ora al giovane erede, all'elfo Galaran e alla amazzone Rowen, il nuovo re parte per recuperare le pietre del potere. La ricerca non è affatto facile, il viaggio è costellato di innumerevoli avversità e il tanto atteso ritrovamento di una pietra magica diventa teatro di uno scontro all'ultimo sangue contro Sephiroth. Purtroppo Gabriel non riesce a opporsi come aveva sperato. Virdiser perde tragicamente la vita. Il giovane sovrano viene catturato e condotto nella fortezza dello stregone nero, a nord. Calcifer, Rowen, Telperien e Galaran decidono allora di dividersi. Fortunatamente non tutto è perduto. La seconda pietra del potere passa in mano loro grazie a un misterioso bambino, che non solo giura di aver visto in sogno un mago di nome Virdiser,
ma riferisce inoltre che, secondo lo stesso, esiste una principessa dei regni orientali in grado di aiutare Gabriel a fuggire dalla sua prigionia. Non resta che tentare. Rowan e Calcifer partono immediatamente alla sua ricerca. L'elfo Galarag si dirige invece col drago Temperien, ferito gravemente dopo l'ultimo scontro, verso il regno degli elfi, in modo da poter curare la creatura e riorganizzare le forze. L'avventura continua. Vicende oscure e drammatiche catapultano immediatamente il lettore nello stesso mondo del giovane Gabriel, dando vita così a una saga di ampio respiro, pregna non solo di incantesimi e di battaglie, ma anche di forza di volontà e coraggio, spirito di sacrificio e senso del dovere, valori che non dovrebbero mai mancare nemmeno nella vita vera, amicizia, solidarietà e altruismo, un insegnamento imperdibile per adulti e bambini. Parte da fiabe vecchie, cenerentola, classiche così, a tutti gli altri generi che possono essere thriller, poesia, romanzi d'amore, eccetera, eccetera, quindi mi arrivano i manoscritti, devo controllarli, scegliere quelli che sono, diciamo, pronti per la pubblicazione e poi ovviamente scegliere le voci che dovranno leggere questo diciamo, libretto che verrà fatto. Sto finendo la stesura del secondo thriller della serie, il primo si intitola Il fabbricante di giocattoli, è una serie di 10 romanzi ambientati a Los Angeles, tutti con protagonista Michael Long, che è un detective privato che si occupa esclusivamente di bambini scomparsi. Giuro che l'ho scritto prima che succedesse tutto quello che sta avvenendo adesso con le perdite, questi bambini che scompaiono, eccetera, eccetera. Però il tema è sempre stato di attualità e io, diciamo che come lavoro provengo dal mondo della sicurezza, quindi diciamo che per me scrivere il thriller di quel genere mi sento un po', infatti lui è un po' il mio alter ego. E ho finito la stesura ovviamente del terzo volume di questa trilogia, dopodiché vabbè, io curo anche il discorso di distribuzione editoriale a livello nazionale che si chiama Colibri Distribuzione, e diciamo che il nostro progetto è portare le case editrici medio-piccole, che non significa non valide, farle conoscere un po', diciamo, l'Italia intera, quindi a farli entrare in tutte le librerie, a far conoscere di bravissimi autori che tuttora sono sconosciuti ma che non,
non hanno nulla da invidiare a quelli grandi, cioè nel senso che scrivono molto bene, quindi abbiamo un progetto che, cioè noi siamo nati ad ottobre e a oggi, insomma, diciamo che essere presenti in 187 librerie italiane vi assicuro che è veramente difficile, perché il mondo dell'editoria è un mondo, è una giungla più che un mondo, e fare conoscere queste realtà e questi editori come Linee Infinite a più gente possibile è uno dei miei obiettivi, quindi indipendentemente dal fatto che io faccio lo scrittore anche, ma proprio dalla possibilità a tutti quegli altri scrittori che oggi non hanno la possibilità di arrivare su scaffale o su vetrina, noi cerchiamo di fare in modo che avvenga questo. Questi sono, diciamo, tutti i miei progetti per i prossimi anni. Penso che ce ne sia abbastanza, oltre alla famiglia e tutto il resto, c'è anche quello. Mi faccio un'autodomanda, nel senso una domanda che viene fatta spesso agli autori, così: perché comprare questo libro oppure il romanzo? Principalmente lo dico, lo voglio dire, i diritti d'autore di questo libro e di tutta la trilogia io sono devoluti in beneficenza, tutti i miei diritti d'autore, quindi sicuramente se comprate questo libro fate un'opera buona. E poi perché comprare Gabriel? Innanzitutto perché è un libro che rilassa, cioè nel momento che mi piace far volare la gente con la fantasia, visto che i problemi della vita di tutti i giorni sono sempre tanti, quando si prende in mano Gabriel è anche un modo per rilassare la persona che lo sta leggendo, fargli vivere un'avventura, farlo sentire quasi uno dei personaggi che io ho scritto, ce ne sono tanti di diversi tipi, maschi, femmine, elfi, draghi, nani, e quindi uno può sentirsi di essere anche un drago, perché no? Io un nano. Un nano, bene. Un elfo. Un nano. Oppure un amazzone, qui c'è Rowan, che è un amazzone che si comporta quasi, diciamo, è l'unica donna, a parte che sia ormai che è questa, che combatte, e allora, soprattutto in quei tempi, le donne erano molto messe da parte, invece abbiamo due donne guerriere, una orientale e una occidentale. Quindi diciamo che è un libro che vi fa un po' volare con la fantasia. Ma secondo me è la domanda per comprarlo, ad esempio io quando compro i libri, cioè vabbè, a parte i soliti famosi che sappiamo tutti, che ti fanno una mia pubblicità, loro dici ah che figata, a parte che vabbè, per dire, quando c'è da vincere l'ho letto 4 volte perché io sono un po' fuori e quindi la prima volta non ho capito niente, la seconda metà, la terza quasi, la quarta finalmente ho capito, poi mio marito è andato al cinema e ho capito veramente tutto, però vabbè, io sono un caso patologico, però va bene, difficilissimo, vabbè. Però pubblicità, no? E poi perché, vabbè, mi piaceva la copertina, io l'ho preso per la copertina, sono sincera. Io ho 33 anni e io ho comprato una miriade di libri perché mi piaceva la copertina, i libretti. Poi ci sono stati alcuni che mi sono piaciuti e alcuni no. Ma il tuo libro mi ha incuriosito tantissimo, stasera verrà a casa con me, perché ieri sera ero al bar e dico, allora cittadino, tac, perché domani c'è l'autore, e vediamo un attimino cosa tratta, perché me l'avevano detto, però l'arterio mi ha portato a dimenticare un po' di cose. E allora ho letto l'articolo e poi ho detto, elfi, tac, ho detto, fantastico, a me piace le storie, così, anch'io se ho degli anelli, ho letto il libro, ho guardato il film, bellissimo, perché rilasco, il tasco, bellissimo.
Diciamo che anche qua ce n'è un po' per tutti. Gli piacciono gli esseri umani, gli piacciono i draghi, gli piacciono i stregoni, buoni e cattivi, gli elfi, i nani, c'è un po' di tutto, diciamo. Ci sono dei demoni che ho inventato io, che si chiamano Daimonos, ci sono ce ne sono parecchi, ho inventato tutto un mondo, una mappa, cioè un regno. È interessante, cioè tutto il bacio, io personalmente quando ho letto un piccolo articolo dici, descrivi con le frasi la trama, cioè, poi dici, no, cioè quindi personalmente mi dici, no, questo qua è un libro che ti conduce proprio a leggere, che bello. Quando sei appassionato a me piace proprio, forse perché è passione anche quella, cioè un libro da vedere. Bello, bello, però cioè, secondo me devi essere proprio appassionata anche a un momento di lettura. Secondo me, vero? Sicuramente. Ecco. Sicuramente. E basta, e via. Romanzo perché sennò dopo stanco oppure magari svelo qualcosa che in realtà uno vuole leggere da solo, però una cosa ad esempio che io faccio nei romanzi quando anche lo compro di qualsiasi autore è andare a leggere i ringraziamenti. Giusto. E io non sempre inserisco nei miei romanzi, però in questo caso l'ho fatto perché le persone a ringraziare erano tante e non doveva essere solo una sfilza di nomi. Quindi magari vi leggo solo questo e dopo concludiamo se non avete altre domande. Vi leggo solo i ringraziamenti per le persone, cioè ci tengo insomma, se non mi commuovo lo leggo. Io ti parlo, non penso che, no, qui mi sa che piangiamo. Da quando è partita la mia avventura editoriale mi sembra passato un secolo. In questi anni sono successe tantissime cose. Ho conosciuto persone splendide che amano i libri tanto quanto li amo io. Non posso non ringraziare tutti per il bagaglio di consigli che mi hanno lasciato e che io porto sempre nel cuore. Prima di tutto però ringrazio mia mamma e mio papà, due persone splendide che nonostante le difficoltà che la vita ha riservato loro,
non si sono mai scoraggiati e mi hanno trasmesso la voglia di vivere e di credere in me stesso, sempre e in ogni circostanza. Grazie papà, grazie mamma, vi adoro dal più profondo del mio cuore. Ringrazio il mio amico Ernesto Iannucci, amico e libraio. Senza di te questa avventura non sarebbe mai iniziata. Sei una bella persona, tutto quello che fai per me è più che magnifico. Non posso non ringraziare la mia casa editrice Linee Infinite. Sono persone splendide, con tanta voglia di fare e io sono felicissimo di lavorare con loro. Se il romanzo è così stupendo in ogni sua parte, lo devo soprattutto a voi. Un ringraziamento particolare va a Francesca Resta, la mia illustratrice. Ha realizzato Xiao Mei in maniera straordinaria. Quando l'ho vista per la prima volta, una lacrima è scesa dal mio viso. Grazie di cuore, amica mia. Ringrazio inoltre Ilaria Trombi per aver realizzato una mappa sul mio schizzo. Credo sia stata un'impresa, ma tu hai fatto un lavoro che dire sublime e limitativo. Grazie davvero. Il mio amico Alfonso Zarbo, collega scrittore e non solo. Non mi dimentico di te. La passione che abbiamo in quello che facciamo ci unirà sempre. Se scrivo fantasy e dedico me stesso ai miei progetti, lo devo anche a te. Grazie di cuore, fratello Drago. Un caloroso abbraccio ai miei figli, Aurora e Gabriel. Questa trilogia è dedicata in tutto e per tutto a voi due. Siete i miei tesori e se questi libri piacciono, è gran parte merito vostro, perché quando scrivo penso sempre a voi. Vi voglio un mare di bene. In ultimo vorrei ringraziare tutte le persone che hanno letto il primo volume della trilogia. Grazie di cuore per i vostri commenti, complimenti, recensioni e perché no, anche critiche. Spero di avervi fatto volare con la fantasia. Era e sarà sempre il mio intento. Con stima, Mauro Fantini.